Allora, le mani alzate sono tante, visto voi tre, sette, quattro, siete vicini, le fate uno di seguito all'altro, così vediamo se riusciamo. Ha dei figli? Come gli hai spiegato la mafia? Ha dei figli? Se sì, come gli hai spiegato la mafia? Come hai spiegato loro la mafia? Sì, ne ho tre. Ne ho tre e... vi devo dire che i miei figli e mia moglie non sono mai stati coinvolti, mai coinvolti nella mia attività. Loro non hanno mai chiesto nulla del mio lavoro, ho spiegato loro cos'è la mafia, non si sono mai interessati. Mia moglie non mi ha mai fatto una domanda specifica su quello che io stavo in quel momento o qualche tempo prima fatto delle indagini, mai. Non ha mai messo piede nelle questure dove io ho lavorato, mai, perché ho cercato di tenere lontano la mia famiglia dai miei problemi. Tutte le mie ansie, le mie paure, la paura di essere ammazzato, quando io andavo a casa me li dimenticavo, aprivo la porta e diventavo un'altra persona. Certo, purtroppo ogni tanto qualcosa rimaneva, mia moglie se ne accorgeva, per farvi capire il clima brutto che c'era negli anni Ottanta, una mattina ero a lavorare, lei ha preso la macchina per portare il bambino a scuola, nel mettere la chiave dal cofano della macchina è iniziato a uscire del fumo, molto fumo, si convinse che c'era una bomba che stesse per scoppiare, prese i bambini, si è messo a urlare e è scappato via, in realtà era un cortocircuito. Cortocircuito della macchina, e quindi per farvi capire la paura com'era, però io cercavo sempre di tranquillizzare tutti, perché tutti quelli che mi chiedevano cosa fai in polizia, io faccio l'archivista, metto a posto i fascicoli, cioè quando arrivano i cosi metto le carte, li metto a posto, perché non dicevo mai l'attività vera che svolgevo all'interno della questura di Palermo. Comunque, per notizia, uno dei miei figli, grande, è un maresciallo dei carabinieri che comanda una stazione dei carabinieri nel Modenese, e un altro è uno specialista elicotterista della polizia. Sangue non mente. Lei ha mai svolto un'indagine con Giovanni Falcone oppure con Paolo Borsellino? Allora, mi ha chiesto se ho mai svolto un'indagine con Falcone o con Paolo Borsellino. Sì, quando io entrai a far parte dell'ufficio di Cassarà, tutta la mia attività è stata improntata sull'input che ci dava Giovanni Falcone e che ci dava Borsellino. Ho lavorato molto di più con Falcone però rispetto a Borsellino. Con Borsellino ci ho lavorato pochissimo all'inizio e con Falcone molto di più. Però con Borsellino è stato l'ultimo magistrato che ho lavorato molto per quanto concerne l'omicidio, la strage di Capaci, perché quando morì il dottor Falcone, Borsellino prese in mano le indagini della strage di Capaci, e quindi ci ho lavorato tantissimo fino al venerdì 17 luglio, che è stato l'ultima volta che abbiamo interrogato, come diceva la preside prima, un pentito, Gaspare Mutolo, è stato il venerdì 17 luglio e poi la domenica 19 luglio Borsellino è stato ucciso. Io devo fare una domanda, posso far presto una domanda? Prego, anche Gianfranco ha una domanda, giustamente, è vero? Sì. Io voglio sapere se è vera la storia dell'agenda rossa. Ah, l'agenda rossa di famosissimo. E rispondo con cognizione di causa, perché è vera. L'agenda rossa di Paolo Borsellino c'era, l'aveva in mano il giorno 17 luglio, venerdì, l'ultima volta che interrogammo Gaspare Mutolo. Lui non si separava mai, dicono, però quel giorno ce l'aveva, quindi non posso sapere, quando lui era in altre site, se la portava dietro questa borsa. Io dico che il 17 di luglio del 92 lui l'aveva con sé, mentre facevamo l'interrogatorio di Mutolo, alla DIA a Roma, e quindi
l'agenda c'era. Cosa c'era scritto in questa agenda? E chi lo sa? Chi lo sa? Io non l'ho letta, anche se l'ho vista, non l'ho letta, non so cosa ci fosse scritto dentro. Ma indubbiamente ha fatto paura a qualcuno, tant'è che dopo la strage questa agenda rossa non è passato un extracomunitario di Lampedusa a prenderla, è passato qualcuno che aveva interesse a farla sparire. Ed è sparita questa bomba, ma guarda caso la borsa è stata rinvenuta e l'agenda non c'era dentro. La moglie, la buon'anima della Agnese Borsellino, dichiarò, ebbe a dichiarare, non solo lei, i familiari, che suo marito, quando quella mattina uscì di casa, l'agenda l'aveva all'interno della borsa, è sparita, come tanti altri documenti che sono spariti. Allora, con te poi ci sono i due ragazzi là che aspettano, quindi tenete giù la mano. La morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino le ha dato più determinazione o l'ha demoralizzata? No, non mi ha demoralizzato affatto, anzi. Allora, quando Falcone costituì... Intanto vi devo dire una cosa che pochi lo sanno, cioè la magistratura lo sa, però il grande pubblico, la stampa, non è tanto a conoscenza di questo episodio. Falcone doveva morire intanto alla fine del 1982, all'inizio del 1983. Avevano già predisposto l'attentato, no? Prima ancora della Daura, quello è stato un fallito attentato. Invece, prima del fallito attentato della Daura, Falcone doveva essere ammazzato in un luogo ben preciso, dove già avevano individuato i mafiosi. Poi ci rinunciarono per paura che qualcuno di loro rimanesse ferito o comunque mortalmente ferito in uno scontro a fuoco, e quindi ci rinunciarono quel momento ad ucciderlo. No, quando lui costituì la DIA io non pensavo di andare alla DIA, ecco, come io mi sono trovato sempre e comunque essere chiamato a far parte degli uffici senza che io l'avessi chiesto. Allora, istituita la DIA, il vice direttore della DIA mi interpella, mi telefona e dice: guarda, abbiamo costituito la DIA, ho piacere che tu, visto che hai delle conoscenze, conosci bene la mafia siciliana, avremmo piacere che tu facesse parte della DIA. E così fui chiamato, ma dovevo andarci prima che ammazzassero il dottor Falcone. Per una questione, un iter burocratico, non venni chiamato subito, persero del tempo. Quando poi uccisero Giovanni Falcone, dopo qualche giorno io già ero a Roma a lavorare per conto della DIA. No, non mi ha demoralizzato più di tanto, nel senso che ormai questi due omicidi nella mia mente già dovevano avvenire, lo sapevano anche loro che prima o dopo succedeva quello che poi è successo, quindi non è stato un fulmine a ciel sereno. Però nel momento in cui io andai alla DIA mi sono messo a lavorare dimenticando la famiglia per diversi mesi all'indagine sulla strage di Capaci. Ci siamo riusciti perché i primi tre autori della strage di Capaci li abbiamo presi noi dalla DIA, poi man mano che seguivano le indagini abbiamo preso poi tutto il resto. Mentre per la strage di Via D'Amelio, di Borsellino, io non ho partecipato assolutamente a nessuna indagine. Si sente, vero? Ok. Come è nata questa voglia di combattere la mafia? Vi avevo accennato prima che avevo la mia attività di autotrasportatore in piccolo e inoltre avevamo anche un locale pubblico, una trattoria, quindi io il lavoro ce l'avevo benissimo, facevo sia il trasporto degli agrumi e sia la conduzione della trattoria, quindi ero indirizzato, la mia famiglia mi aveva indirizzato per quell'attività. Cos'è che a un certo punto è scattato in me un qualche cosa di diverso? Intanto vi devo dire, ve lo dico con tutta onestà, che se io avessi voluto poteva entrare benissimo in Cosa Nostra. Non me l'hanno proposto apertamente, perché non si chiede a uno: vuoi far parte di Cosa Nostra? Ti mandano dei segnali che sono palesi, se tu li accetti
cammini, quindi io potevo, volendo, andare a finire anche all'interno di questa associazione criminale. Ma la mia famiglia mi ha dato un'educazione rigida di legalità e di rispetto, i miei genitori ci hanno sempre insegnato a tutti noi figli il rispetto degli altri, di coloro che la pensano diversamente, di coloro che hanno il colore della pelle diverso dalla nostra e di coloro che hanno una religione diversa. Quindi cos'è che mi ha fatto scattare l'idea di far parte delle forze dell'ordine? La prima autobomba che si è verificata a pochi metri da casa mia, qualche chilometro da casa mia. Era nel 1963 e la mafia fece esplodere la prima autobomba a Palermo. Morirono 7 tra poliziotti, carabinieri e militari, 7 persone, tra i quali c'era un mio amico carissimo carabiniere con il quale avevamo un rapporto d'amicizia. Ecco, quell'episodio, io la sentii l'esplosione perché ero a casa, tremò anche la casa quando fece scoppiare questa autobomba. Ecco, quell'episodio mi ha fatto un po' riflettere e all'improvviso decisi di fare il poliziotto. Lasciai tutto, entrai in un ufficio di polizia, feci la domanda, allora era molto più semplice di adesso, entrai in ufficio di polizia, dopo un paio di mesi mi ritrovai a fare con il corso di poliziotto ad Alessandria. Ecco, questo è stato il mio cammino per entrare in polizia. Ad Alessandria, la prima scuola. Più volte in classe è venuto fuori che noi studenti siamo convinti che in Italia chi ha soldi o potere non vada mai in prigione. È d'accordo? Perché succede secondo lei? È calato l'asso di briscoli, ragazzo. Allora, io di solito quando mi trovo con i ragazzi dell'elementare, quei ragazzi delle medie, a me non piace entrare in dettaglio sulle responsabilità politiche, perché è un discorso che potremmo andare, mentre quando sono nei licei oppure nelle università, allora il discorso cambia, potrei lì in quel frangente cerco di essere più incisivo rispetto alla domanda. Non è vero che chi ha i soldi e potere non va in galera, assolutamente no, forse succedeva prima. Noi abbiamo raggiunto dei livelli di contrasto alla criminalità sia organizzata, ai collusi, un livello abbastanza alto rispetto agli anni passati. Qualche anno fa era impensabile che un senatore della Repubblica fosse condannato in via definitiva a 10 anni di galera. Qualche anno fa era impensabile che un grosso investigatore della squadra mobile di Palermo, anzi due, venissero condannati a 10 anni definitivi per essere collusi con la mafia. Prima degli anni 90 avevamo una visione diversa di quello che era la lotta alla mafia, ma non noi l'avevamo nitida, noi la lotta alla mafia la conoscevamo bene come si doveva fare all'epoca, è solo che non ci davano gli strumenti politici per raggiungere determinate, per salire di gradino, perché vedete, andare a combattere il killer o il capomafia Totò Riina o Provenzano era molto semplice per noi, il problema è arrivare ai gradini superiori, individuare, che l'avevamo individuato già allora, ma il problema era come arrivarci senza essere ostacolati dal potere politico. Quando noi, vi porto un esempio per farvi capire, a Palermo c'erano, in tutta Italia ci sono, si pagano i tributi, le tasse, a Palermo era tutto in mano a 2 persone, la riscossione dei tributi era in mano a 2 persone, i cugini Salvo, Ignazio e Nino Salvo, questi erano i comandanti assoluti della Sicilia intera, perché avevano il monopolio nel riscuotere i tributi. Noi sapevamo che erano implicati all'interno di Cosa Nostra, che avevano degli appoggi e anche addirittura qualcuno potesse essere anche punciuto, quel discorso che vi ho fatto prima del Santino.
ma guai, non potevamo dirlo, perché purtroppo il potere di allora non consentiva a noi di scrivere, mettere nero su bianco, la responsabilità di queste persone. Perché all'epoca c'era un grosso personaggio politico, non faccio il nome, Andreotti che era molto legato con questi fratelli Salvo, legatissimo, tant'è che erano definiti viceré di Andreotti in Sicilia. Il risultato qual è stato? Che Andreotti è stato condannato, seppure con un reato per scritto, di concorso esterno in attività mafiose. I cugini Salvo arrestati, poi rimessi in libertà, uno è morto per un brutto male ed è morto, un altro è stato assassinato dopo che è stato assassinato anche un deputato della Democrazia Cristiana a Palermo, Salvo Lima. Ecco, Salvo Lima era il referente della mafia, quello che aveva dato delle assicurazioni che maxi processo non sarebbe andato a finire a buon fine, perché aveva dato l'assicurazione che tutti i mafiosi sarebbero stati assolti. Ecco, da quando è intervenuta la sentenza definitiva della Cassazione, Totò Riina si arrabbiò talmente a tal punto che ha incominciato a ammazzare a Torchis tutti i sassolini dalle scarpe. Ha incominciato da Salvo Lima, poi ha incominciato con uno dei cugini Salvo. Tra parentesi, i killer che hanno partecipato a questo omicidio come premio hanno avuto un orologio d'oro, un Cartier costellato di diamanti, del valore allora di 17 milioni di lire, perché era un omicidio eccellente e quindi i killer dovevano essere gratificati con qualcosa di importante. Allora, ritornando a te, una volta sì, oggi no, oggi vanno in galera tutti indistintamente, tutti ci vanno in galera, ovviamente dobbiamo trovare le prove per portarli in tribunale, perché con le parole non si condanna nessuno, ci vogliono le prove. Tra i gruppi più noti, Camorra, Mafia, 'Ndrangheta, qual è secondo lei il più pericoloso e perché? Allora, cominciamo con la Sacra Corona Unita, che è l'ultima che è nata nel nostro territorio, perché siccome noi, oltre ad avere tante brillanti idee, ci mancava un'altra mafia e abbiamo creato anche la Sacra Corona Unita, perché non bastavano le altre tre. Allora, per la prima in assoluto che è nata nel 1860 è Cosa Nostra, cioè mafia, poi divenne, si chiamò Cosa Nostra poi in futuro. Poi nacque la 'Ndrangheta e poi la Camorra, o viceversa, uno fra Camorra e 'Ndrangheta non so chi sia nata per prima. Il fatto sta che per tanto tempo la mafia più crudele e più potente che ci sia stata nel territorio nazionale è stata Cosa Nostra. Cosa Nostra perché intanto perché aveva un potere assoluto del territorio, aveva mezzi e conoscenze politiche e rapporti politici per diventare così potente. Ha fatto un grossissimo errore Cosa Nostra, quella di attaccare in maniera stragista lo Stato, quelle di uccidere Falcone, le famose poi purtroppo gli attentati che hanno fatto a Firenze, a Milano, Roma. Ecco, questo è stato un grosso sbaglio che ha fatto Totò Riina, che Totò Riina ha deciso questi attentati, anche in contrasto con l'ala più moderata di Cosa Nostra. Quindi, per sintetizzare, oggi in questo momento, siccome, ripeto, l'attacco frontale di Cosa Nostra allo Stato ha avuto l'effetto di decimare la struttura Cosa Nostra, tant'è che quasi il gota vecchio della mafia è tutto in galera, ce n'è pochissime latitanti. Oggi la mafia che fa più paura è la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta